stasera, ma il mio cuore lo sa che non batte per te. Eccomi, sto arrivando, eccomi, lasciatemi passare, eccomi, sto arrivando. Ancora così? Ancora così? Ancora seminare? Ancora seminare? Ancora non avete finito? Ancora non avete finito? Ma siamo a buon punto! Ma dobbiamo fare presto! Tutto deve essere perfettamente in ordine per la festa di coronazione. Il nuovo re Dio dovrà risplendere tutto di un rosso fiammante. Ma perché ti agiti così? Calma! Faremo tutto come abbiamo sempre fatto e risolveremo tutto come al nostro solito. In quattro... E quattro... Otto! Non capisco perché ti devi sempre arrabbiare. Perché tutto è cambiato nel regno. Tutto! Tranne le vostre teste. Scusate, le nostre teste che non vanno. Sto male, lo sapevo, dovevo cambiare il parrucchiere. A me li toglie mia mamma, vedi, questo ciuffo qua non vuole... Se tutte queste rose rosse che state piantando non spunteranno per tempo a sostituire tutte le vecchie rose bianche e non mi aiutate a dipingere tutto di rosso... Sì, va bene, calma, che... ogni tuo desiderio è un ordine. Non è bio il desiderio e non è bio l'ordine. Io, anzi, bio... Noi, da oggi poi gli ordini li eseguiamo, è chiaro? La festa di coronazione sta per iniziare. Ma perché tutta questa fretta? Tanto finché non suonano le campane vuol dire che l'incoronazione non è avvenuta. E senza incoronazione non c'è festa dell'incoronazione. Senti rintocchi di campane all'orizzonte. Lontani scampanii che turbano questo magico silenzio. Niente. Niente. E allora? Calma. Calma e serenità! Presto! E lei sua maestà, e lei sua maestà, e lei sua maestà.
cosa. Sarà una grande festa. Stiamo per niente. Beh, se lei non arriva, il proclama lo faccio io. Tanto che ci vuole. Popolo del paese delle meraviglie! Non ti permettere mai più di prendere il mio posto! Sono io che devo fare il proclama ai miei sudditi del mio regno nel giorno della mia incoronazione! Amici, cittadini, sudditi del regno, come nascondere la tristezza che pervade il mio animo in questo giorno acotanato, solenne, in cui vengo chiamata ad assumere l'alto onore di governare il paese delle meraviglie? Con oggi, infatti, è giunto il momento di dire addio alla speranza che la regina bianca torni qui fra noi. Oh no! Oh, sì, sì, lo so, è terribile, ma ormai la sua scomparsa da quando ella partì per quella delegazione oltre i confini del regno si protrae ormai da troppo tempo. Ma sua maestà, forse ella non ha avuto più la possibilità di ritornare. Ma allora potrebbe essere... Forse è triste pensarlo. Ella ha scelto di non tornare più. Ma vostra maestà, potete caso pensare... Non spetta a noi giudicarla. Ma due più due... Fa quattro! Ed è per questo che da oggi le cose in questo regno cambieranno. Guai, guai, a chi oserà ancora rimpiangere soltanto parlare della vecchia regina bianca. Gli sarà tagliata la testa, il suo stesso colore preferito. Quell'insulso inutilmente candido bianco sarà bandito per sempre dal mio regno. Tutto si coprirà di rosso. Rosso amaranto, rosso vermiglio, rosso Pompei e rosso Bordeaux. Ma l'importante è che sia rossa. Silenzio! Niente più fantasia, ma ordine, disciplina, razionalità. Nessuno turberà mai più l'ordine del mio regno. Nessuno senza il mio permesso potrà più uscire dal paese delle meraviglie. Nessuno! Dico, nessuno potrà mai più entrarvi. Matematica? Sì. Le espressioni? Me ne mancava una. Alice! Ma perché non sono espressiva? Alice, non sei più una bambina! Pesante! Ormai sei grande! Oh, questa sì che è l'espressione! Oh! Mamma mia, che espressione! Basta così, basta così, io non ne posso più. Regole su, regole giù, giocare non si può. Nessuno che mi dica mai, sa meno non so perché. Ma perché non usare tutti questi paroloni? Io alla fine non ne capisco manco un... Alice? Oui? Hai finito gli esercizi di lingua francese? La lingua? Francese! Oui, oui, oui. Ah, ma me no! Dobbiamo ripassare la divisione en syllabes! Disons que... Ah! En bureau? En bureau, bon! En bureau, je suis d'accord, je vais te suivre. Ah, ben, mais Alice, il n'est pas possible, quoi! Il faut que tu la te divisions la française! La è un mondo che non fa per me. Io voglio sogni e tanta magia. Sì, ma un posto così dov'è? Basta così, basta così con le tue fantasie. Niente smorfie, portamento, testa in alto, pancia in dentro. Basta così con le tue strane idee. Alice, non sei più una bambina, ormai sei grande. Strapesante. Ora lo sai quello che sei, non fare più quello che puoi. Da oggi poi fallo meno. Diventerai, non sarò mai una di noi.
ma non ce la faccio più. Ma perché vogliono tutto questo da me? E perché tutto quanto adesso? Esiste un regolamento. E chi l'ha scritto? E soprattutto, dov'è conservato? Vorrei davvero poterlo leggere con i miei occhi. Sono convinta che c'è scritto molto di meno di quello che mi vogliono far credere. E se invece trovassi scritto tutto? Beh, allora strapperei anche qualche pagina. I grandi a questo mondo li cambiano di continuo i loro regolamenti. Perché non potrebbe farlo anche una bambina? Nel mio nuovo regolamento del mondo, caro coniglio, molte cose potrebbero cambiare. Vorrei tanto avere un mondo come piace a me. E vorrei che tutto fosse come non è adesso. Sta dormendo. Amore. È ancora così piccola. Dolce piccina, chissà che cosa stai sognando con questo tuo musetto così imbronciato. Cosa c'è? Cosa? Hai un'aria così stanca. Vorresti dormire un altro poco, vero? E allora dormi, tesoro. Riposa ancora un po'. Tanto hai tutto il tempo che vuoi. Scappare! Forza, seguimi! Andiamo! Meraviglia! Presto! È tardi! È tardi, è tardi, è tardi! Ma è tardi per cosa? Non c'è tempo per le spiegazioni! Seguimi, dobbiamo fuggire! Ma perché mai dovrei fuggire? Fuggire. E poi, insieme ad un coniglio che non conosco, conosco, e che non fa altro che consultare uno strano orologio da tastino che tastino sembra un cipollone! Cipollone! Cipollone? Ma perché dici che il mio orologio sembra uno strano cipollone? In effetti, più che dell'orologio, ci sarebbe da parlare del panciotto. Cosa c'è che non va nel mio panciotto? Assomiglia alla tenda che sta nel salone delle feste di mia nonna. Assomiglia alla tenda che sta... Signorina, non faccio per vantarmi, ma sono veramente pochi i conigli in grado di indossare con tale disinvoltura un capo così elegante e così raffinato. Bisogna saper usare, sai. È vintage. Ah, bambina mia. Oggi c'è un gusto così massificato, così appiattito. D'altronde che vuoi fare se questo è il tempo che corriamo? Tempo. Tempo. Ma che cosa sto facendo? Non puoi farmi perdere tempo così, mi li baggianate. Tardi, tardi, tardi. Per quanto volerla dire tutta, definire baggianate, panciotti e cipolloni non sarebbe del tutto corretto. Bimba, bimba, bimba. Sto baggianando. Dicevamo definire panciotti e cipollotti. No. Panciotti e cipolloni. Panciolotti e ciampolloni. Panciotti e cipolloni. Ciambelloni panciotti e panettoni. E panciotti, panciotti e cipolloni. Fra cipolloni, cipolloni. Basta, mi stai facendo confondere. Questi sono argomenti un po' complicati. Ci sarebbe bisogno di tempo. Esatto. Tempo. Tempo. Tanti, 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 tanti. Ci manca. Coniglio, dove sei? Sono qui, da questa parte. Meraviglia.
fai? Così mi fai male. Oh, domando scusa, signora. Serratura alla porta di servizio, al vostro servizio. Mi faccia passare per piacere. Ai, ai. Ma cosa stai cercando di fare? Io sono chiusa. Ma anche la tua mente lo è. Ho capito. È impossibile passare. Impassabile non vuol dire impossibile. Ma se tu non ti apri? Ma te l'ho già detto, bambina cara. È la tua mente che devi aprire. Eccola lì la tua chiave. Oh no, è troppo in alto. Non riuscirò mai ad arrivare fin lassù. Perché non provi con quella bottiglia? Bevimi. Speriamo solo che non sia cattiva. Ecco la chiave. Come sei diventata piccola? Sei tu che sei diventata grande. Oh. Mi sa che hai alzato un po' troppo il gomito, bambina. Ari, ari, ai. Ma cosa stai cercando di fare? Ma non è questa la porta. È quella piccola. Quella? Ma io prima ero piccola, adesso non c'entro. Ah no? Vabbè, mi dispiace, Alice. Game over. E adesso come faccio? Alice! Coniglio, aiutami! Prova con quei biscotti! Tanti! Mangiami! Non credo di poter peggiorare la mia situazione. È un onore per me farti passare. Le porte per te saranno sempre aperte. È solo allucinazione, sarà solo un sogno.